Prova ad aprire il bilancio di un'azienda quotata in borsa e cercare le parole climate risk. Vedrai che questa espressione compare diverse volte in tutto il documento. Ma perché? E che cos'è questo climate risk? Dunque, partiamo dall'inizio. Secondo uno studio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, i danni economici causati negli ultimi 2 anni da eventi climatici estremi ammontano a più di 100 miliardi di euro. E questo solo nell'Unione Europea. Questo dato ci dice che il cambiamento climatico è un grosso fattore di rischio per le aziende, una cosa che potrà impattare sul loro successo in futuro. Per questo motivo, sempre più investitori, quando devono scegliere in quale azienda investire, non si limitano più ad un'analisi finanziaria, non si limitano a guardare quanto un'azienda sta investendo in ricerca e sviluppo, quanto è indebitata o se sta generando profitti. Per decidere se un'azienda è un buon investimento, gli investitori valutano anche quanto l'azienda è esposta ai rischi legati al cambiamento climatico. E lo fanno facendosi 2 domande. 1. Questa azienda sarà in grado di resistere ad eventi climatici sempre più estremi e a limitare i danni economici di questi eventi? 2. Questa azienda riuscirà ad adattarsi alla transizione dell'economia globale verso un modello sempre più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili? Questo è il rischio climatico. E questo è il motivo per cui nei bilanci delle aziende, i bilanci studiati e analizzati dagli investitori di tutto il mondo, l'espressione climate risk compare sempre più spesso.